Oggi faremo un piccolo esperimento di lettura del pensiero. Però non sarò io a leggere il pensiero, ma sarai tu. Per fare questo esperimento utilizziamo un pezzo di carte. Carte francesi, le conoscete, carte di cuori, di quadri, di fiori di picche. Allora, a questo punto chiederei alla medium di girarsi, perché non devi vedere quello che succede, e vorrei che tu, quindi vieni qui vicino a me, vorrei che tu mettessi il dito su una carta, quella che preferisci. Questa? Sì. Sicura? Allora, sì. Questa è la carta che tu dovrai ricordare e visualizzare. Va bene. La rimettiamo in mezzo alle altre carte e diamo una mescolatina. Così, perfetto. Adesso ti puoi girare. Io faccio un ventaglio di queste carte e una carta salterà nella tua mente, però non la dire subito, anzi procediamo per gradi. Prima di tutto la carta può essere o rossa o nera, giusto? Quindi per prima cosa comunica il colore della carta mentalmente. Ti è arrivato? Sì. Che colore ti è arrivato? Rosso. Rosso? Sì, esatto. Era rosso. Giusto. Adesso le carte rosse possono essere o di cuori o di quadri, quindi trasmetti mentalmente o cuori o quadri. Fatto? Sì. Ti è arrivata? Sì. Che carta, che colore? Quadri. Giusto. Quadri? Esatto. Sì. Ci sta arrivando? Giusto. Allora, le carte di quadri sono 13, dovrai mettere il dito su una delle 13 carte di quadri che vedi. Questa. Questa? Sì. Questa qui? Sicura? Sì. Allora, questa è la carta che su 52 carte sei riuscita a percepire in qualche modo. Per la prima volta dici il nome della carta, vediamo se è esatta. 5 di quadri. Sì, 5 di giusto. Quadri. 5. Brava. Bene. Lo rifacciamo?